Seconda serata della sesta edizione di Libri a Corte. Ieri sera abbiamo ascoltato in apertura Annalisa Giuliani, presidente dell'associazione che ha organizzato dall'inizio questo evento. Un'altra delle organizzatrici che fa parte della stessa associazione è Simona Auriemma. Ieri non abbiamo ricordato una cosa molto importante, che quest'anno il filo conduttore è la dedica al professor Sandro Lolli. Come mai? Beh, perché Sandro Lolli è stata un'istituzione per il liceo classico Vittorio Emanuele II nella sezione distaccata che c'era qui ad Atessa. È stato un mentore, è stato il Virgilio che ci ha guidato lungo le parole di Dante, oltre che il professore che ci ha fatto innamorare della letteratura, delle parole in generale. Quindi non potevamo che dedicargli questa edizione, visto che purtroppo l'abbiamo perso un paio di mesi fa, ed è un modo per ricordarlo, per ricordare a noi stessi e a chi dobbiamo l'amore per la lettura. Oltretutto abbiamo scelto non solo di dedicargli questa edizione, ma anche di ricordarlo in una maniera particolare. Ogni sera, prima di incontrare l'autore protagonista, un ex allievo legge un brano dei classici. Ieri sera due ex allievi hanno letto Pirandello, Ciao la scopre la luna per l'esattezza. Questa sera un'altra ex allieva ha letto un brano delle ultime lettere di Jacopo Ortis, di Ugo Foscolo. Nelle prossime serate ci saranno altri allievi che leggeranno, e quindi ecco, questo è il nostro modo per omaggiare il nostro amatissimo professor Lolli. Ieri sera esordio con Graziano D'Angelo, stasera Francesco Carofiglio. Un leitmotiv tra i due, possiamo dire che sono due scrittori, due autori che si immedesimano nelle donne. Beh, no, che si immedesimano no, però che ne sanno descrivere le emozioni senz'altro. Due temi differenti. Quello di ieri era un romanzo di formazione, come anche quello di questa sera tutto sommato, ma un romanzo che parlava di lotte sociali, politiche. Graziano D'Angelo ha scritto un libro sulla rivolta delle tabacchine che c'è stata nel 68 a Lanciano. Invece Francesco Carofiglio ci parla di una figlia, di una donna di 40 anni. Non spoilerò nulla del romanzo, però del rapporto con la madre, con un'altra donna, poi con un'altra serie di personaggi anche maschili, però ecco, descrive la ricerca di sé, di questa donna. Un romanzo molto bello, ci ha appassionato ascoltare questa sera Francesco Carofiglio che ce ne leggeva alcuni passi, ma soprattutto che ci parlava di tutto quello che ha portato alla ricerca di sé, di questa Viola che è la protagonista. Concludiamo con due domande, una sulla scenografia e su eventualmente dei sondaggi che avete fatto con i cittadini, con i commercianti, perché come spesso accade io dico sempre chi lo vuole cotto, chi lo vuole crudo, non va mai bene niente. Come hanno giudicato questa scenografia soprattutto i commercianti del posto? Allora, la prima domanda era sulla scenografia, quindi la descrivo minimo. Allora, quest'anno l'abbiamo arricchita grazie alla nostra art director, che è l'architetto Antonella Pierantonio, all'aiuto della BCC, la Banca Abruzzo e Molise, che è la nostra banca, la banca del territorio, e l'abbiamo arricchita con delle tende che ricordano un po' il sipario di un teatro. Non è solo una questione scenografica, ma è anche una questione di utilità. E spiego per chi non ha mai assistito alle nostre serate. La difficoltà, diciamo l'unica difficoltà, la più importante che abbiamo riscontrato durante le serate di Libri a Corte nel corso di questi anni, è stata l'assenza di silenzio in alcuni momenti, che non era data dal passaggio legittimo delle persone, quanto piuttosto, questa sera ne abbiamo avuto purtroppo prova,
dal passaggio delle motociclette, dei tricicli, ma spiace un po' dirlo, anche dagli schiamazzi delle persone che passavano indisturbate e incuranti. Non siamo tutti uguali, non deve piacere a tutti leggere, però spesso è mancato da parte di pochissime persone il rispetto di chi stava parlando in quel momento, ma soprattutto di chi voleva ascoltare in quel momento. Così ci siamo inventati questa cosa, creare un salotto, un piccolo palcoscenico con queste tende che un po' inducono, se non altro per la maestosità data dall'altezza, al silenzio, al rispetto. Diciamo che ricordano cos'è il pudore, talvolta le persone lo dimenticano. Quindi non credo che sia un disturbo, la piazza è abbellita dalle tende, ce lo hanno detto tutti, il pubblico, gli autori, e ce l'hanno detto anche i commercianti. Non disturba il commercio la tenda perché è aperta durante la giornata quando c'è il passeggio, il via vai, e comunque non è un muro, è una tenda che può essere aperta. Quindi io credo che sia stata apprezzata. Poi le novità spesso spaventano, ma questa non è una novità permanente, è una novità bella che dura poco, che dura soltanto l'arco di una serata. Fra 3 giorni non ci saranno più, forse ci dispiacerà, perché la nostra piazza Benedetti, quella che da tutti è considerata un piccolo salotto, ne sarà privata, ma l'anno prossimo torneranno. Questa è la novità di quest'altra, la novità scenografica di quest'anno, che insomma a noi è piaciuta e pare che sia piaciuta anche al nostro pubblico. E adesso parliamo con l'autore, protagonista di questa seconda serata, con il libro La stagione bella, e qui con noi Francesco Carofiglio. Iniziamo dalla copertina del libro, perché mi ha colpito il racconto che ha generato questa copertina e che in parte richiama un po' l'essenza del libro. Se non ho ricordato male, diciamo, questa essenza, la divisione tra tristezza e felicità, che richiama anche lo sguardo di questa persona che lei ha raffigurato. Sì, perché in effetti si tratta non come parrebbe di una fotografia, ma di un dipinto che ho realizzato con delle tecniche particolari, ma perché cercavo un volto che esprimesse il senso della storia, che è una storia sempre un po' in bilico tra la bellezza e il suo opposto, tra la felicità e il suo opposto, e quindi mi serviva un volto che raccontasse insieme felicità e malinconia. Non vogliamo spoilerare il libro, però da quello che ho capito, non l'ho letto, sono sincero, si parla della storia di due donne in particolare. Sì, la storia di una madre e di una figlia, ancor meglio di una figlia e di una madre, perché la storia parte quando la madre è già morta, e di un percorso di avvicinamento al sé da parte di questa giovane donna dopo una vita intera passata all'ombra di un amore formidabile, di un legame simbiotico che però forse ha immobilizzato la sua indipendenza. È la storia di un percorso complesso, ma forse necessario. Per concludere, così la lascio ai suoi impegni, cosa ne pensa di questa manifestazione, lei che ne ha girate tantissime in tutta Italia? Ma a me è piaciuta molto questa chiacchierata e il modo in cui si è svolta, il luogo che insieme è appartato, intimo, ma è comunque dentro la città, il come posso dire, il clima mi ha molto, il clima in senso lato, mi ha molto colpito, quindi faccio un grande in bocca al lupo per il seguito dell'iniziativa. Ok, sì, leggerò una cosa che vi posso dire solo questo, che è un po' un piccolo tranello, ma non dirò perché. Sono stata una bambina trafitta dagli strali di un dolore invisibile, perfetta, invincibile, inespugnabile, abbandonata nella terra desolata della compassione. Ho attraversato la vita da sola, non avendo mai il coraggio di dire a me stessa che questo era ingiusto, crudele. Non sono mai riuscita a dire a mia madre che ero infelice. L'ho amata così tanto,
fino alla disperazione. Lei mi ha amata, disperata, fino all'ultimo. Mi ha protetta ferocemente, nascondendo il pianto nei sorrisi, convinta che questo bastasse, che io non potessi vedere. Si è addormentata sfatta sul divano, sul mio letto, tenendomi la mano per tutta la mia infanzia. Sono stata una ragazza inadatta, sottratta nei chili dal dolore, protesa verso giornate di spensieratezza, senza riuscire a raggiungerla mai, anche quando quelle giornate forse ci sono state. Ho continuato a vedere l'ombra dietro di me. Le cuffie mandano una musica, a caso. Dal finestrino posso vedere le nuvole, nel cielo di nessuno. Su una rivista infilata nella tasca del sedile di fronte c'è scritto «J'ai tout mon temps». Ho tutto il mio tempo. E penso al mio tempo. Quello trascorso, le cose non dette, temute, proibite, annientate. Non so più chi sono, chi potrò ancora essere dopo questa rivoluzione. Mi sento respirare in questa tregua del cielo mentre sorvoliamo le montagne. E respiro la stessa cadenza degli archi che suonano nelle mie orecchie. Lascio che i pensieri vaghino, si depositino e trovino una pace qualsiasi. Sorge e io ci siamo salutati in aeroporto a Brest. Mi ha tenuta stretta al suo petto e abbiamo versato le lacrime del dolore, dell'addio. Avrei voluto dirgli vediamoci, non perdiamoci di vista, la prossima estate potresti venire in Italia da me o magari in autunno, ma non gli ho detto niente. Ci siamo soltanto stretti forte.